Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città. Questa settimana proseguiamo nell'approfondimento della proposta pastorale dell'arcivescovo Monsignor Mario Delpini, Viviamo di una vita ricevuta. E parleremo, dopo aver affrontato la questione dell'individualismo la settimana scorsa, lo ricorderete, proprio della vita e anche delle tante difficoltà, specie della vita giovanile, della vita adolescenziale, tutto quello che purtroppo conosciamo molto bene. Allora sono con noi due ospiti che ringrazio immediatamente, vi presento subito, inizio non per dovere di cavalleria, ma perché faccio sempre così, da Simonetta Perelli, che fa parte del coordinamento Buonasera, diocesano del buonasera. servizio per la pastorale familiare della diocesi, e poi Giulio Boati, consigliere della Fondazione Ambrosiana per la vita. Grazie di essere qui. Vorrei entrare subito nel merito perché i temi sono tanti. Ascoltando e quindi proponendo anche agli ospiti per una riflessione e un commento, questo aspetto che l'arcivescovo ha delineato nella conferenza stampa di presentazione della proposta. Si parla di responsabilità, di fluidità dei rapporti. Ascoltiamolo un attimo. Non possiamo tacere, non possiamo abbandonare le persone alla coincidenza, alle emozioni che può suscitare qualunque cosa o alla pressione mediatica che sembra tutta orientata a questa forma di fluidità dei rapporti. Ecco, io credo che gli educatori, i genitori in modo particolare, gli insegnanti, gli educatori, insomma, i cristiani che hanno responsabilità educativa, non devono ritrarsi dalle loro responsabilità. Molto chiaro l'arcivescovo. Ecco, lei che conosce bene questo aspetto a cui accennava anche Monsignor Delpini, ritiene che questo sia un punto forte, cioè accettare la responsabilità adulta di non sottrarsi a dare risposte. Sì, sicuramente è fondamentale. È verissimo che oggi siamo testimoni proprio di quanto siamo di fronte a questa società fluida che rimodella, che decompone, che ricompone, che smonta e rimonta relazioni, confini, riferimento, però è davvero fondamentale, come dice l'arcivescovo, che i genitori e tutti gli adulti di riferimento non sfuggano a questa responsabilità educativa di mostrare ai più giovani che esiste anche in un mare in burrasca comunque una rotta da tenere e un timone che di fatto permette di farlo. Questo perché proprio la consapevolezza da parte dei ragazzi di vedere dei genitori, degli adulti che li sostengono, aumenta davvero in loro quel desiderio del vedere che sono competenti, il desiderio di, si motivano, trovano un perché nella loro esistenza, nell'essere all'interno delle realtà, nella realtà e nella realtà sociale. Anche perché considerate che è fondamentale che i genitori si spendano all'interno del contesto anche dei ragazzi. Faccio un esempio, oggi è appena iniziata la scuola. Quanto è importante per un ragazzo vedere che il proprio genitore partecipi alla riunione della scuola, vada ai colloqui oppure sia presente nella comunità parrocchiale? Perché di rimando che cosa lui percepisce? Dice, vabbè, però vuol dire che per i miei genitori questo contesto è importante. E dall'altra parte dice, ah, ma i miei genitori mi stanno regalando tempo e attenzione, che vuol dire che io imparo a fare così e un domani sarà quell'attenzione e quel tempo che io dedicherò alla famiglia, la mia famiglia d'origine o una famiglia che Certo, vado a ecco, costituire, no? questo chiaramente implica che vi sia una connessione fra quelle che chiamiamo le agenzie educative tradizionali, quindi anzitutto la famiglia, la scuola, la parrocchia, l'oratorio. Lei fa parte, appunto, dicevo, del coordinamento del servizio di pastorale per la famiglia. Esistono progetti, iniziative che vanno in questo senso? L'arcivescovo nella proposta, scusi, lo sottolinea e lo ricordo, dice che più che una proposta, questo è uno strumento di lavoro, potremmo dire con un termine un po' tecnico, un instrumentum laboris, cioè qualcosa che ci deve accompagnare, non solo nel prossimo anno pastorale, l'arcivescovo ipotizza un triennio perlomeno, ecco, esistono iniziative, sono già state messe in Sì, atto? allora la pastorale familiare si è già attivata da tempo da questo punto di vista. Ha
Guardiamo intanto quello che già esiste, sempre rispetto a quella che è la lettera pastorale e le indicazioni dell'arcivescovo. Intanto all'interno del coordinamento esiste un progetto che si chiama Imparare ad amare e che si occupa specificatamente proprio di educare a vivere una sessualità pienamente umana, feconda, attraverso temi e anche approfondimenti e percorsi specifici. Già a marzo 2023, grazie e su richiesta di ISMI, abbiamo organizzato una 2 giorni con i presbiteri del primo quinquennio di ordinazione, esattamente di ordinazione, intitolato, questo 2 giorni l'abbiamo intitolata Don sono gay, e di fatto è stata una 2 giorni di approfondimenti, laboratori, riflessioni, confronti sulla realtà LGBTQ+, proprio per capire come accogliere, ascoltare, accompagnare persone con un orientamento sessuale non eterosessuale. E proprio durante queste 2 giorni abbiamo presentato anche una proposta di percorsi di educazione all'affettività e alla sessualità che si chiama Noi siamo un capolavoro, da proporre a differenti fasce d'età, partendo dalla scuola primaria fino poi ad adolescenti, giovani e addirittura anche alle famiglie, che ha proprio l'obiettivo di aiutare a guardare la realtà, partendo da se stessi, l'importanza della corporeità, facendo poi un percorso sul vero e reale significato e valore della sessualità, quale dono reciproco di sé e compimento anche di se stesso. Altre attività che sono già state fatte, esiste anche un percorso di 3 incontri invece per le coppie che aiuta a affrontare tematiche come la relazione di coppia, genitorialità, maternità, paternità, biofertilità, anche qui anche nell'ottica di quelle indicazioni di Papa Francesco che dice andiamo a guardare al creato partendo dal rispetto, dalla cura e dalla custodia della sua natura più profonda, e quel certo. creato di fatto parte certo. da noi. E poi di fatto ci sono queste nuove proposte. Dopo ne parliamo. Perfetto. Delle nuove proposte. Passo a lei, Boati. Consigliere, dicevo, della Fondazione Ambrosiana per la Vita. Ecco, anche a lei chiedo cosa fa la Fondazione. La Fondazione, diciamo, dalla sua nascita, nasce per dare una base, chiamiamola così, tra virgolette, culturale a tutto il tema della difesa della vita, soprattutto la difesa della vita nascente. Quindi tutto il tema legato all'aborto, all'accettazione di una gravidanza difficile, al sostegno delle mamme sole, eccetera. Questo coniugato in maniere molto diverse e chiaramente anche su progetti specifici, come per dire legato ai ragazzi, il tema delle baby mamme, che è, tema, vedendo il vostro che è un tema di attenzione alla gravidanza in età adolescenziale, no? Ma anche a temi proprio di accoglienza, di servizi educativi per mamma bambino, eccetera. Questo sviluppato negli ultimi 20 anni insieme ad altre realtà, con il centro di aiuto alla vita Ambrosiano, ma anche altre realtà collegate, faccio esempio la LUL, per esempio, con cui siamo in collegamento per alcuni progetti. Secondo la cosa. E il tentativo è quello di cercare di dare una base culturale a un lavoro caritatevole, tra virgolette, che arriva dopo tutto quello che avete detto voi. Cioè, noi vediamo attraverso le nostre realtà le mamme incinta che devono decidere cosa fare. Purtroppo devo dire che chi deve decidere cosa fare sono ormai ridotte pochissimo come concetto. In genere arrivano mamme sole, cioè il tema vero della presenza delle realtà come la nostra è venire incontro alla solitudine della maternità, che si sviluppa sia a livello adolescenziale con l'esclusione da tutti i gruppi dei pari di fatto, un po' dalla scuola, un po' dai gruppi di amici, eccetera, ma anche in età più adulta, dove uno, come dice anche l'arcivescovo, un figlio cambia la vita e tu devi rimettere in discussione sia col tuo, chiamiamolo partner, che può essere marito più o meno, partner, devi rimettere in discussione tutto un modo di essere che in genere lascia la donna sola, no? Certo. Cioè se non c'è tutto un percorso di coppia, di accompagnamento, eccetera, che chiaramente non è un nostro compito, cioè non siamo tuttologi, no, però siamo in collegamento con la Fondazione Guzzetti per tutta una serie di cose, certo. cioè
Noi cerchiamo di sviluppare alcuni temi dove vediamo un po' di, certo, vuoti sul tema. E vuoti. Cioè, questo è il nostro tema in genere. E insomma, allora ascolterei ancora l'arcivescovo che dice una cosa importante, questo rapporto sui giovani, con i giovani, perché questo credo che sia la radice di entrambe le cose che avete detto. Delpini, giovani, vediamo. Mi preoccupa certamente che i ragazzi siano lasciati a se stessi, però questo non si risolverà rendendo più rigorosi i controlli per contrastare l'abbandono scolastico o il vandalismo o cose, certamente queste sono cose a cui altri devono pensare. Noi cristiani dovremmo pensare a essere una capacità di aggregazione che offre una casa a tutti i ragazzi, che nessuno si senta al mondo per niente, per nessuno. Ecco, offrire una casa, fra virgolette, magari anche una casa molto reale, come fanno tante fondazioni importanti. Credo che questo sia il filo conduttore di quello che avete detto, sia dal punto di vista formativo, sia dal punto di vista del camminare vicino. Ecco, se doveste dire sinteticamente che cosa secondo voi non funziona proprio in questo rapporto intergenerazionale, per cui lasciarli soli è un disastro, cosa direste? Allora, io intanto direi che probabilmente anche il passaggio dalla famiglia etica alla famiglia affettiva, dove comunque vuol dire che prevale un atteggiamento permissivo, liberale, questo non permette anche ai ragazzi, ai giovani, di fare quella sana ribellione che di fatto serve per creare quella relazione, quel legame che ti fa di fatto diventare più grande. Il fatto, anche quello che non funziona, è che forse troppo spesso ultimamente confondiamo e ci sono pochi confini tra il genitore e il figlio, quindi questa il mito dell'eterna giovinezza, dell'eterno presente, dell'essere sempre adolescenti, il fatto che comunque vada oggi l'immagine corporea diventa il sinonimo di identità, cosa che di fatto non è così, la richiesta di alti ideali che non sono questi, fa fare questo all'adolescente, anziché ribellarsi contro il mondo adulto per dire caspita ma io sono prezioso, ho una mia unicità e preziosità, cosa fa? Si ribella contro di sé perché sembra che non riesce a rispondere a questo ideale, e questa è una solitudine enorme che prova. Lei nota questa solitudine nelle ragazze magari che diventano madri? Sì, di solitudine, anche perché, come dire, buona parte delle maternità adolescenti nascono anche da una volontà di fare un figlio per il riscatto dalla famiglia d'origine, no? Perché in genere sono tutte di famiglie, non saprei come definirle, sicuramente problematiche, molto problematiche, o slegate, o dove non c'è stata un'attenzione, certo, come diceva lei, su questa presenza dei ragazzi. Per cui un ragazzo magari anche molto libero, ma voglia, tante volte il figlio è visto come voglia di riscatto, per dire io sono una donna, adesso faccio vedere che anch'io, come mia madre, sono capace di fare un figlio, per poi andare nel panico dopo, certo, dopo un po'. E non sapere cosa fare. Non sapere più cosa fare. Abbiamo anche mamme ultimamente, neanche nelle nostre realtà di accoglienza, più di una volta ne arriva, adesso ne sta arrivando un'altra domani mattina, cioè gente molto giovane, no, che rimane incinta, che decide di tenere il bambino con tante ragioni, ma poi è non persa. Sa cosa fare. È persa perché è sola, è il solito discorso, sola, perché in genere lui sparisce il 99% delle volte. Fatemi dire, come donna, che non è facile, certamente. Allora, adesso ci lasciamo per qualche momento, ma torniamo insieme con i nostri ospiti, quindi restate con noi. Ben ritrovati nei nostri studi. Vi ricordo che stiamo parlando della proposta pastorale dell'arcivescovo Viviamo di una vita ricevuta, e nello specifico delle problematiche che attengono alla vita, che attengono al disagio giovanile. E a proposito di disagio giovanile, parliamo di questo aspetto che è già emerso, ma che è particolarmente specifico. Ascoltiamo l'arcivescovo.
questo tema dell'educazione affettiva sessuale, che è un tema sensibile, come appunto tutti credo comprendiamo. Ecco, io credo che sia una responsabilità degli educatori di aver qualcosa da dire. Quella identità fluida di cui si è fatto cenno, mi sembra che abbia indotto gli educatori, i genitori, alla reticenza, cioè a dire: su questo punto non interveniamo, perché ogni intervento rischia di condizionare, rischia di forzare. È vero questo che dice l'arcivescovo? Allora, sicuramente c'è da parte dell'ambiente la responsabilità di fatto di aver poi creato un approccio problematico alla sessualità e ai ragazzi. Perché? Perché se noi ci pensiamo, davvero l'ambiente sta costruendo, ma anche consegnando, la sessualità agli adolescenti e ai giovani come un insieme di comportamenti che possono essere di qualsiasi genere, perché privi di reali e significative conseguenze, diciamo così, sulla vita della persona, dove l'altro diventa un oggetto, strumento del mio piacere, ma soprattutto anche dove la sessualità viene denaturata del suo aspetto più psicologico e spirituale. Quindi ci si ferma solo un po', come dice anche l'arcivescovo, al piano fondamentalmente fisico. Il problema è che i ragazzi però chiedono altro. Quando tu rincontri relativamente a queste alla specificità nei percorsi di educazione all'affettività e sessualità, loro nel cuore sentono una domanda diversa, un desiderio diverso, quello di essere amati, di amare. Poi si ritrovano con un ambiente che gli dice quasi che è utopistica questa cosa. Per cui è fondamentale che noi adulti siamo capaci di costruire percorsi e diamo risposte di senso che ridonino loro l'importanza di questa domanda che hanno e della realtà di questa domanda, perché è una domanda che fondamentalmente abbiamo tutti. Bisogna fare attenzione a non fare percorsi che vadano a costruire una visione della sessualità come un comportamento che potrebbe essere rischioso, e purtroppo alcuni percorsi sono così, per cui ti danno informazioni e relativamente fondamentalmente a come evitare una gravidanza o a come evitare una malattia sessualmente trasmissibile, anziché lavorare sul dare ai ragazzi senso e valore della sessualità, di se stessi e di come porsi di fronte alla relazione con l'altro, facendo un percorso alla scoperta di se stessi, a quel progetto da compiere che noi siamo, no? Tant'è vero che l'arcivescovo parla di compiere se stessi e di comprendere la bellezza e la ricchezza della sessualità che è iscritta nella persona a partire dal nostro essere maschi e femmine. Anche lei nota questo fatto, che c'è più un desiderio magari alle volte, come diceva prima, di riscatto rispetto a certe situazioni, magari rispetto anche a coetanei, e che però poi alla fine non sanno che pesci prendere, insomma. Sì, cioè, quello che si denota, dicevo prima, è uno stato un po' di confusione generale, cioè secondo me quello che non riusciamo a trasmettere come società è perché ci sta al mondo. Cioè, mancando un po' quello, uno vive la giornata, vive oggi un ragazzo, domani un altro, poi sì, questo, ma poi potremmo fare, uno poi comincia a vagheggiare grandi sogni, fare grandi cose che poi sono su castello di carte, e quindi c'è, secondo me c'è uno stato confusionale generale, che poi si trasferisce che anche... Che coinvolge anche gli adulti, però. Che trasferisce gli adulti, sì. Lo stato generale degli adulti, no? Che poi si trasforma sui ragazzi, cioè gli adulti, come dice l'arcivescovo, hanno paura a prendere posizioni, per essere quasi quasi, dici: ma io sono una famiglia normale, non devo dirlo perché quasi quasi sono fuori posto io, insomma, no? Cioè, a volte siamo, cioè, un po' così. Dice: vabbè, ma un momento, scusate, no? Sì, sì, certo. E quindi, cioè, c'è questo stato confusionale degli adulti che si trasferisce poi inevitabilmente sui ragazzi, che non hanno riferimenti, che però hanno bisogno di avere dei punti fissi, delle cose a cui riferirsi, delle cose con cui anche lontare, no? Battersi, va bene, no? Però di avere delle rocce lì, no? Su cui riferirsi. Non c'è dubbio che anche l'adulto, insomma, seppure di diverse età, è fragile, cioè questo si vede, sì. In qualsiasi condizione vitale si viva, è fragile, c'è l'ansia da prestazione. Direi che il problema base è veramente sì, l'ansia da prestazione, l'essere a volte noi stesse
donne, per esempio, vittime di certi cliché. L'altro giorno, proprio camminando per strada, guardavo i manifesti, queste donne bellissime, no? Poi vedi la realtà e dici forse c'è qualche problema di approccio al reale. Ma è chiaro che non ci può che essere questo, e quindi i giovani che sono più fragili trovano ancora più difficoltà ad accettarsi. Lei accennava prima anche a delle iniziative prossime, sempre di pastorale familiare. Sì, esattamente. Ci sono, innanzitutto è stato pensato dalla pastorale familiare di costituire un gruppo di lavoro, una commissione sulla genitorialità e sull'educazione all'affettività e alla sessualità, formata da degli specialisti, pedagogisti, medici, dottori in scienze tecniche e psicologiche. Abbiamo coppie esperte appunto anche di biofertilità, presbiteri che si occupano fondamentalmente di questi argomenti, proprio per andare a costruire, a strutturare eventuali progetti, interventi che possono essere proposti a tutta la diocesi, sia per quanto riguarda la lettera pastorale, poi per strutturare nei prossimi anni. Ci sono poi altre due iniziative importanti, interessanti. La prima intanto è sabato 11 novembre dalle 9 alle 13 ci sarà un approfondimento sulle tematiche di educazione, affettività e sessualità in Curia, in Piazza Fontana, che è un progetto pensato da Imparare ad Amare grazie alla pastorale familiare, dove verranno fatti degli approfondimenti per chi si occupa di questi temi. Certo, o per chi è interessato. Ne daremo notizia quando saremo. Ecco, e poi lunedì 11 novembre, proprio in virtù del fatto che la trasversalità e lavorare insieme e collaborare è importante, ci sarà invece un incontro organizzato insieme alla Consulta Diocesana della Disabilità, proprio per rispondere anche a quella prospettiva di sinodalità, certo, che deve essere. Perché nostra, questo è un altro, ecco, aspetto della proposta, cioè questo intrecciarsi e fare sinergia fra i diversi anche servizi, diciamo, centrali, che poi naturalmente operano sul territorio, intrecciando magari la disabilità con la pastorale familiare, ma anche altri contesti, con la cultura. Questo è un aspetto particolarmente interessante, secondo me, della proposta, perché ci mette in rete anche fra diverse proposte che vengono fatte. Ascoltiamo ancora l'Arcivescovo per chiudere, diciamo, questa parte della trasmissione, che dice una cosa forte, è andata sui giornali. Io ve la propongo così come è stata pronunciata. Sentiamo. È un tema molto complesso che credo che il governo debba fare il suo mestiere, però questo è un tema sociale, il tema in cui la famiglia deve essere convocata e attrezzata per affrontare la questione dei minori, la scuola deve considerarlo, le associazioni, la chiesa, le comunità. Cioè il disagio che si respira di questi gruppi di adolescenti e preadolescenti incontrollabili è una cosa che ci fa molto pensare, perché rivela una incapacità del mondo adulto di esercitare la propria responsabilità. Ora non si tratta di colpevolizzare le famiglie, la scuola o gli oratori o chi che sia. Si tratta però di creare quelle alleanze che non fanno appello solo a interventi di contenimento e di repressione. Ecco, noi dobbiamo assumere responsabilità educative. Forse questo fatto di dire l'oratorio va per conto suo, la società sportiva per conto suo, la scuola per conto suo, forse crea quegli interstizi di arbitrio e di trasgressione che dicono ma di quello lì non si interessa nessuno, perché non va a scuola, perché non gioca a calcio, perché non va all'oratorio, e quindi ecco, questo popolo smarrito di cani sciolti finisce per mordere. Naturalmente l'aspetto riportato dai giornali era l'ultima frase, i cani sciolti finiscono per mordere. Proprio per suggellare quello che abbiamo detto, questi cani sciolti, secondo lei, chiamiamoli così, è chiaro che c'è comunque dell'affetto per questi ragazzi, alcuni, specie nelle bande, secondo lei sono recuperabili? Cioè con una sana educazione scolastica, familiare, si può recuperarli comunque?
Io credo di sì, il Signore è venuto per i malati, non per i sani, vuol dire che il buono c'è dentro a tutti, giusto? Ecco. Io credo che però dobbiamo assumerci la responsabilità di stare insieme. Provate a pensare, una scuola, una famiglia, una parrocchia che dicono e passano lo stesso valore di bene. Il ragazzo si volta in un momento di crisi, vede questa roccia che dice la stessa cosa, va, e va come? Va lanciato sapendo che c'è questa roccia granitica, ma verso il positivo, che vuol dire: caro ragazzo, tu puoi, hai delle grandi possibilità, hai le ali, non ti basta averle, devi sbatterle, sbatterle con forza, quindi c'è una libertà che ti si gioca, ma a quel punto regali ai tuoi balcone. Talenti al mondo e ti compi, esatto. E non balconar, come dice Papa Francesco. A lei non lo chiedo neanche, perché vista l'assistenza e l'accompagnamento di queste giovanissime madri, è chiaro che alcune direi anche con risultati decisamente positivi. Beh, perché se ha visti anche a distanza, perché noi 40 anni che facciamo questo mestiere, quindi vedi ormai i nipoti delle nostre, sì. diventano nonne, tu capisci che hai fatto un pochino di quella roccia, no? Un minimo di punto di certezza dove però ce l'hai fatta. Vabbè, finire con un aspetto positivo e un messaggio buono fa piacere a tutti. Grazie Simonetta Perelli, coordinamento diocesano, servizio di pastorale per la famiglia. Grazie a Giulio Boati, consigliere Fondazione Ambrosiana per la vita e anche vicepresidente del CAV. Giusto? Giusto. Bene. A tra pochissimo, torniamo con un altro argomento, ma interessante, davvero. Tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi, altro argomento, cambiamo proprio pagina, con noi Don Franco Manzi, che ringrazio, docente in seminario, grande esperto soprattutto di San Paolo, mi pare, mariologo, tante cose. E parliamo della scuola di teologia, o meglio le scuole di teologia per i laici, perché è un tema significativo. Diciamo subito, Don Franco, quando nascono queste scuole di teologia rivolte al laicato? Le scuole di teologia sono nate più o meno 25 anni fa, quando un gruppo di docenti, di giovani docenti di cui facevo parte, tornando da Roma e insegnando a pieno titolo nel seminario arcivescovile di Milano, si videro fare tante richieste da parte delle parrocchie che effettivamente avevano bisogno di un supporto per sostanzialmente la catechesi degli adulti. E in quel periodo nacque questa idea. Stiamo vedendo proprio lei durante una di queste lezioni di teologia. Sì, sì. E di giocarci come gruppo, elaborando questa iniziativa che non vuole essere semplicemente una catechesi degli adulti, quindi qualcosa di più sistematico, di più pensato, però non vuole nemmeno proporre ai laici una università vera e propria come quella che c'è all'Istituto Superiore di Scienze Religiose, certo, di Milano. Ecco, lì nacque questa struttura in 5 anni, che poi è proseguita fino adesso, anche passando attraverso la pandemia, un periodo trepido per tutti, però grazie a Dio. Quali i vostri numeri? Allora, i numeri sono sempre molto alti, quindi vuol dire che l'esigenza di base c'è. Di solito, nel mio piccolo sono il responsabile ormai da più di una decina d'anni, di solito non facciamo nascere una scuola se non si raggiunge un 100 iscritti di base. Due esempi, uno effettivamente record, Abbiategrasso, un po' di anni fa, con un parroco, Don Paolo Masperi, che ce la metteva davvero tutta, raggiunse 400 iscritti nel primo anno. La prossima scuola che nasce, adesso a ottobre, all'Urate Caccivio, stiamo veleggiando sui 250 iscritti. Però, quindi, chi promuove questa scuola? Allora, il seminario sicuramente ci mette le sue forze, quindi quasi tutti i docenti del seminario, arcivescovile di Milano con sede a Venegono, ecco, i professori ci sono, però noi desideriamo lavorare in sinergia con tutta la diocesi, quindi sempre il primo passaggio viene fatto
contatto con il vicario di zona, vicario episcopale di zona. Dopodiché si contattano i decani, si individua un parroco, un prete che comunque sia referente nel territorio, si fa nascere una segreteria di 5-6 laici, perché è un'iniziativa fondamentalmente per laici, e dopo la cosa nasce. Ecco, varietà di iniziative, diversi luoghi, quindi la dislocazione è appunto in diverse zone della diocesi. Sì, ormai abbiamo in questi 25 anni percorso tutta la diocesi, eccezion fatta per la città di Milano, dove le iniziative di tipo anche accademico, teologico accademico, sono numerose, quindi però ad esempio l'anno prossimo andremo al Giambellino, se tutto va bene, quindi periferia di Milano, però anche lì siamo arrivati. Decanato Giambellino. Sì, sì, sì. Ecco, com'è l'articolazione di dei corsi, diciamo, a grandi linee? Sì, allora, la scuola di teologia per laici è, da un certo punto di vista, ciclica, da un altro punto di vista molto elastica. Sono 5 anni di 17 incontri di 2 ore alla sera, di solito martedì, mercoledì, giovedì, ecco, che durano tutto l'anno. Perché dico ciclica? Perché ogni scuola fa un percorso di 5 anni offrendo tutta la teologia in maniera organica, anche se sintetica, chiaro. Certo. E elastica, perché a dire il vero ogni anno ha una sua autonomia. Si percorre un anno la Sacra Scrittura, il secondo anno il Dio di Gesù Cristo, il rapporto con le altre religioni, il terzo anno la Chiesa con i sacramenti, il quarto anno l'uomo visto sempre dal punto di vista cristiano e con anche alcuni esempi di persone cristiane, uomini spirituali, donne spirituali che diventano modelli, e l'ultimo anno la morale di base fondamentale, la bioetica, la morale sociopolitica. Elastico perché questo percorso, a dire il vero, può assumere persone anche nel terzo anno. Se uno vuole iniziare il terzo anno ha una sua autonomia, certo, di ingresso. Stiamo vedendo proprio la scuola che andrà a iniziare a Gorgonzola. Sì. E prima abbiamo visto delle immagini di diverse lezioni, mi è parso di notare, Don Isacco Pagani, sì, e Don Scandroglio. Era l'anno biblico che abbiamo fatto nella scuola di teologia di Rho quest'anno. Attualmente le scuole sono 4 più una nascente, quindi Rho, Gorgonzola, Besana e Trezzo sull'Adda, e la prossima che nasce adesso è Alurate Cacivio. Le immagini erano quelle dei padri di Rho, dove si è svolto il primo anno. C'è anche una scuola di teologia per i giovani. Sì, andando avanti in questa esperienza abbiamo visto che raggiungeva persone adulte, quindi a partire dai 40 anni in su, con un bel gruppo anche di pensionati che, avendo più tempo, cercavano in questa iniziativa la possibilità di un approfondimento della propria fede. Però rimanevano fuori, tranne rare eccezioni, che pure ci sono state. Ricordo la scuola di Seveso, dove un coadiutore ha portato l'intero gruppo giovani per un anno a scuola di Bibbia. Ecco, però tranne rare eccezioni, i giovani rimanevano fuori. Allora ci siamo messi come gruppo di professori del seminario, abbiamo invitato in seminario alcune realtà di pastorale giovanile, associazioni come l'associazione La C, poi Comunione Liberazione, che in università comunque fa un bel lavoro, così pure l'Opus Dei, insomma gente che ha le mani in pasta nella formazione dei giovani, e è nata questa nuova iniziativa, una scuola di teologia per giovani, dove il tentativo non è solo
una presentazione organica, sintetica della teologia, ma anche utilizzare il linguaggio oggi comprensibile ai giovani. Mi pare importante anche che ci sia un riconoscimento in qualche modo, perché per eventuali docenti che frequentino questi corsi si dà anche dei crediti formativi. Sì, questa è l'ultimo passo che abbiamo fatto proprio in estate, quindi recentissimo. Abbiamo contattato, grazie a un suggerimento di Don Giambattista Rota dell'Ufficio per l'insegnamento della religione cattolica, abbiamo contattato l'UCIM, questa Unione Cattolica degli Insegnanti Italiani Medi, riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, che ci consente il riconoscimento dei titoli, di insegnanti di ruolo, che sono appunto già di ruolo nelle scuole statali, ma anche per tutti gli altri insegnanti, compresi gli insegnanti di religione. Quindi si va sulla piattaforma Sofia e se uno è un insegnante di ruolo delle scuole statali può scaricare lui stesso il riconoscimento dopo un anno partecipato nei 2/3 almeno delle ore. Oppure attraverso sempre la scuola di teologia e attraverso l'UCIM si giunge a un riconoscimento da parte del Ministero dell'Istruzione. Bello che si chiami Sofia, che vuol dire sapienza. È vero, è vero. Senta, un'ultima cosa, ma ci tengo particolarmente. Il 28 di questo mese, presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, si terrà un convegno molto importante in occasione dei 100 anni dalla nascita di Don Pino Colombo, aperto dall'arcivescovo che della Facoltà Teologica, il Gran Cancelliere Mario Delpini. E verrà presentato anche un volume di Don Alberto Cozzi e Sergio Ubiali, e poi vi sarà la prolusione del Cardinale Ouellet. Don Pino Colombo ha iniziato in qualche modo la Scuola Teologica di Milano. Allora, devo dire che sono stato fortunato, sono stato tra i suoi alunni, lui ha insegnato teologia per generazioni di preti nella nostra diocesi. Giovane prete, fu discepolo di Carlo Colombo, esperto del Concilio Vaticano II, insegnò appunto per decenni nel seminario arcivescovile di Milano, formando in teologia appunto tutti i preti attuali, grosso modo tranne le ultime classi, e poi è stato tra i fondatori della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, oltre che fu membro di tante altre realtà teologiche. Sì, di grande valore. Era di un nitore, una capacità didattica notevole. Uno dei suoi corsi migliori era quello proprio di metodologia teologica, cioè il modo in cui si cerca di conoscere amorevolmente Dio. E lui ce l'ha comunicato. Certamente. Io ringrazio Don Franco Manzi, biblista insigne della nostra Chiesa, erede di questa scuola teologica di Milano. E vi do appuntamento giovedì prossimo, come sempre, con altri temi e argomenti. Grazie per averci seguito. Grazie, Don Manzi. Arrivederci, grazie. E arrivederci anche a voi. Ciao.